è solo così. Due parole su Stefania Altomare. A gennaio del 2021 ha presentato i suoi brani originali nella trasmissione di Rai Play Radio intitolata Ticket to Ride e a giugno del 2020 aveva pubblicato una versione bossa nova di Careless Whisper di George Michael. Graziosa come idea. Magari un giorno la ascoltiamo insieme. Con il suo live acustico, chitarra e voce, ha aperto i concerti di Bennato, Ruggeri, Nicolo Fabi, Alma Megretta e Gio Di Tonno e con Gio Di Tonno ha inciso un singolo in studio nel 2005. Molto attiva nei live, ne ha tenuti moltissimi in Italia, alcuni in Svizzera, Grecia, Gran Bretagna, presentando un repertorio di brani inediti e cover. Fin dai primi anni 2000 ha partecipato a programmi televisivi, citiamo Popstar, bande sonore, Cosa succede in città e a diverse manifestazioni per autori emergenti, tra cui ben due finali nazionali dell'iTeam Tour Estate, una finale nazionale di Sanremo Rock and Trend e a Liverpool il concorso nazionale britannico Open Mic UK. È solo così. Un brano che, ci dice Stefania Altomare, vuole essere un inno alla resilienza, col quale abbandona momentaneamente il pop acustico per darci un saggio della sua bravura nel pop contemporaneo. E allora, a Caffè Italia, ascoltiamo Stefania Altomare, il titolo del brano è solo così. A Caffè Italia è solo così. L'ultimo singolo di Stefania Altomare nelle nostre emergenze musicali. Vi aspettiamo su www.caffeitaliaradio.com e sui nostri profili Facebook, Instagram e YouTube.